Non so se capita anche a voi, ma tutte le volte che vado al ristorante o in pizzeria, vedi delle coppie e subito capisci al volo da quanto tempo stanno insieme. È facile, te ne accorgi dal linguaggio non verbale. Le coppie che stanno insieme da poco tempo sono lì che si guardano con sguardi languidi, con il contatto della mano, si dicono parole dolci, lui fa delle carinerie a lei. E magari, che ne so, gli sposta la sedia per farla sedere, eccetera. Ti giri dall'altra parte quando dentro di te ti è venuta voglia, no? di sposarti, di mettere su famiglia dopo che hai visto queste scene e vedi invece lui che sta dentro il cellulare, lei che sta così e che guarda il cielo disperata e capisci che stanno insieme da 10 anni, da 15 anni. In effetti anche le ricerche in psicologia dicono la stessa cosa, e cioè che molto facilmente con il passare del tempo l'amore si va a sgretolare, ad affievolire e quindi si entra in una sorta di routine deleteria che va a smorzare gli entusiasmi iniziali. Ma la domanda sorge spontanea, deve essere necessariamente così? O possiamo noi fare qualcosa per evitare che le relazioni di coppia degenerino in fretta e si vadano ad appiattire come il deserto del Gobi? Allora, oggi voglio provare a dare tre suggerimenti per riuscire a vivere meglio la vita di coppia dopo un po' di tempo, quindi a mantenere vivo l'amore, che è un'esigenza sentita da moltissime persone. Ok, allora cerchiamo di capirlo insieme. Poi se hai altri suggerimenti scrivili qui nei commenti e parliamone insieme anche nella nuova community Love Lab, che è lo spazio dedicato agli approfondimenti relativi alla vita di coppia, all'amore, lo spazio per crescere ed imparare ad amare. Primo suggerimento che voglio darti: costruisci l'astronave, cioè mira in alto, crea un progetto condiviso all'interno della relazione di coppia, che sia un po' il motore trainante di tutto quanto, perché le ricerche dicono che una coppia per reggersi ha bisogno anche di una componente di progettualità, nel tempo che può fare la differenza, perché se questa componente viene a mancare, noi ci ritroviamo a perdere il senso di quello che si fa. Costruisci l'astronave. Prova a lanciare il cuore oltre l'ostacolo e crea un grande progetto da portare avanti nel tempo. Secondo, scendi dalla torre di Babele. Impariamo a comunicare. Imparare a comunicare vuol dire riuscire a dirsi le cose in maniera funzionale, in maniera utile, perché tanto prima o poi qualche screzio ci sarà, prima o poi ci sarà una diversità di vedute che dovremo in qualche modo appianare. Sorgeranno dei conflitti e quindi la competenza comunicativa è assolutamente fondamentale perché ci dà la possibilità di andare oltre a quelli che possono essere i problemi fisiologici della vita di tutti i giorni. Terzo, fai un corso di artificiere, e cioè impara a disinnescare le bombe, le bombette, le bombe a mano che ci troviamo sulla strada. Disinnescare significa riuscire a soprassedere rispetto a determinate cose, significa trovare i modi che ci danno la possibilità di andare oltre rispetto a delle difficoltà, degli screzi che possono subentrare nella vita di tutti i giorni per procedere poi speditamente e tranquillamente. Mi raccomando, scrivi qui i tuoi commenti, lascia anche un tag ai tuoi amici e condividi questo video se ritieni che possa essere utile ad altre persone. E ti saluto con una frase ironica di Oscar Wilde che dice: si dovrebbe essere sempre innamorati e proprio per questo non bisognerebbe mai sposarsi. Ciao, buona vita!